Allora, ricominciamo ovviamente da dove siamo arrivati all'ultima lezione. Vi ricordo che siamo pervenuti a un modello della nostra macchina cilindrica, che vi riporto qua, si connesse DS, componente simmetrico del sistema di tensioni applicate al passatore, il riferimento di statore, meno M con M derivata rispetto al tempo. Dove con io ho indicato i componenti simmetrici rispettivamente di statore e rotore, il sistema di correnti statoriche e rotoriche. Il primo indica che questo componente è riportato in moto allo statore, e teta è l'angolo di sfasamento tra il riferimento statorico e rotorico, uguale R con S per I con S in S più L sigma S, distanza di espressione statorica, per la derivata rispetto al tempo di I con S in S. Sul rotore abbiamo un'equazione simile, I'R, questo è il componente simmetrico del sistema di tensioni applicate eventualmente al avvolgimento rotorico riportato allo statore in ampiezza e scritto però nel riferimento di rotore, meno L con M derivata rispetto al tempo di I con S in S, e ovviamente quando andiamo sul rotore qui comparirà L elevato a meno G di theta, mentre invece I'R in R appare senza nessuna modulazione per effetto della posizione, uguale R'R per I'R in R più L'σR per la derivata rispetto al tempo di I'R di R. E poi abbiamo l'equazione invece di equilibrio meccanico all'asse di rotazione, la coppia motrice che abbiamo visto essere uguale a M con S mezzi, dove M con S è il numero di fasi, P, L con L, parte immaginaria di I con S in S, meno per I primo R in R coniugato per L elevato a meno G di theta, meno la coppia resistente è uguale al momento di inerzia all'asse motore per la derivata seconda rispetto al tempo di theta. E questo sistema mi consente, con una qualsivoglia forma d'onda delle tensioni di alimentazione, di andarmi a ricavare istante per istante i componenti simmetrici statore e rotore, e poi theta, l'angolo theta di t, quindi la posizione del rotore. Questo significa conoscere la velocità, conoscere l'accelerazione, conoscere i componenti simmetrici di corrente, abbiamo visto significa risalire alle singole correnti di base, quindi è il modello del motore. Ora consideriamo il caso in cui il rotore è chiuso in cortocircuito, quindi V'R di R è uguale a zero, perché adesso analizzeremo la macchina asincrona, l'abbiamo già l'altra volta accennato il principio fisico, lo ritroviamo adesso attraverso le nostre relazioni che abbiamo ricavato. Quindi V'R uguale a zero, questo significa che gli avvolgimenti rotorici sono chiusi in cortocircuito, ok? Avvolgimenti rotorici sono chiusi in cortocircuito. E poi supponiamo che le tensioni di alimentazione, quindi il forzamento del nostro sistema, siano delle tensioni sinusoidali. Quindi l'ipotesi che andiamo a fare è che la V con SK, la tensione applicata alla kesima fase di statore, abbia la forma radical 2 V con S per il coseno di omega, pulsazione T, meno 2, facciamo la macchina, consideriamo la macchina trifase sullo statore perlomeno, 2 pi greco k meno 1 meno un generico angolo φ con S, avendo assunto φ con S lo sfasamento rispetto al riferimento assunto per le fasi della prima tensione, della tensione PS1. Bene, noi abbiamo visto che quando le singole grandezze di fase hanno questa forma, il componente simmetrico, vi ricordate come viene fuori? Senza che lo ricalcoliamo, lo abbiamo fatto per la corrente, però abbiamo detto che è un risultato generale. Se le grandezze sono sinusoidali e costituiscono un sistema simmetrico,
Quindi sappiamo m con s, grandezza e sinusoidale. Sfasate di 2 pi greco su m con s nel tempo, il componente simmetrico coincide col fasore della prima grandezza, della grandezza relativa alla prima fase. Quindi senza che andiamo a rifare, il procedimento è esattamente lo stesso che abbiamo fatto per le correnti, invece di v abbiamo usato i, questa qui sarà uguale a radical 2 v con s vettore per elevata j omega t, che è il fasore della tensione applicata alla prima fase, dove v con s è uguale a v con s per elevato a meno j phi s. Quindi v con s diventa reale se assumo come riferimento di fase proprio la prima tensione, se no diciamo, c'è uno sfasamento v con s rispetto al riferimento assunto per le fasi. D'accordo, allora vogliamo vedere cosa succede alle nostre grandezze, al nostro modello, in queste ipotesi. Siamo? Bene, prima di descrivere le equazioni, osserviamo che il termine di primo r in r per e elevato a j pi teta a cosa è uguale? È uguale alla corrente, per quello che abbiamo detto diciamo, nelle lezioni precedenti, è uguale alla corrente rotorica, al componente simmetrico della corrente rotorica riportata in ampiezza allo statore, nel riferimento di statore. È vero. Quindi possiamo riscrivere il nostro sistema di equazioni. Limitiamoci semplicemente a un'analisi in condizioni di regime sinusoidale. Regime sinusoidale significa le tensioni hanno questa forma e la velocità omega r è costante, significa quindi che la coppia motrice, che è questa qui, la coppia elettromagnetica, è uguale a t con l, perché soltanto quando t è uguale a t con l, no, avete velocità costante, ma poiché omega r è uguale a dθ su dt, da qua ne deriva che teta di t, la funzione teta di t sarà uguale a omega r per t più un angolo iniziale teta 0, che potrebbe essere anche assoluto uguale a 0, che rappresenta lo sfasamento iniziale, l'istante t uguale a 0, tra il riferimento solidale con lo statore e quello solidale con il rotore. Quindi voglio effettuare l'analisi della mia macchina in queste ipotesi, regime sinusoidale, regime stazionario sinusoidale, quando si parla di regime? Usa questa terminologia diciamo ridondante, d'accordo? Nel seguito assumeremo teta 0 uguale a 0, cioè supponiamo che all'istante t uguale a 0 i riferimenti del statore siano allineati. Bene, allora cominciamo a manipolare un attimo l'equazione di statore, quindi ho radical 2 di s per elevato a j omega t, perché il componente simmetrico è questo, meno l con n derivata rispetto al tempo di i con s in s più i primo con r in s, perché abbiamo detto che i primo con r in r per elevato a j pi teta è il componente simmetrico di tutti gli spazi rotori della corrente rotorica riportato allo statore, uguale caduta omica in termini di vettore di spazio, quindi R con S per di S in S più L sigma S per la derivata rispetto al tempo di con S in S. Adesso dobbiamo passare all'equazione rotorica. L'equazione rotorica la dobbiamo leggermente manipolare, quindi vabbè, scriviamo un attimo dopo la descriviamo tutto. 0, perché è 0 perché abbiamo chiuso il cortocircuito gli avvolgimenti rotori, quindi meno L con M, sciolgo questa derivata, quindi viene, anzi prima di fare questa derivata vado a esprimere la prima R in R in funzione della prima R in S, quindi LR, facciamo tutti i passaggi così spero non ci siano dubbi. Qua c'è i con S nel riferimento di statore per elevato a meno gpt, e poi da questa relazione vedete, così come i primo R per elevato in R
per elevato a g in r uguale a primo r in s, il primo r in r sarà uguale ai primo r in s per elevato a meno g di teta. Ci siete? Se moltiplico primo e secondo membro per elevato a meno g di teta. Quando passo, la regola è molto semplice. Quando passo da rotore a statore devo moltiplicare per elevato a g di teta. Quando passo da statore a rotore per elevato a meno g di teta. Quindi significa che al posto di i primo r in r, qua ci sarà i primo r in s per elevato a meno g di teta. Faccio lo stesso, la stessa sostituzione anche qui, quindi ho r' per il primo r in s per e elevato a meno g di teta più l' sigma r per la derivata rispetto al tempo di il primo r in s per e elevato a meno g di teta. Un po' di pazienza con quel passaggio, però poi spero che. Lavoro sempre sull'equazione di rotore, d'accordo? Lavoro sull'equazione di rotore e devo fare questo termine qui, ovviamente è i con s in s più il primo r in s moltiplicato elevato a meno g di teta, no? Quindi posso fare a questo punto la derivata, quindi ho 0 meno, allora 0 togliamo la mezza, meno, ce lo dico prima attenzione a 0. L con m per la derivata, quindi meno L con m per elevato a meno jp teta, per la derivata rispetto al tempo di i con s in s, controllate se faccio qualche errore, i primo r in s, ho fatto la derivata del primo per il secondo non derivato, poi viene la derivata di elevato a meno jp teta, quindi viene meno P L con M, facciamo tutti i passaggi, d teta rispetto al tempo è elevato a meno GP teta per I con S in S più I primo R in S. Provate? Uguale, allora qui viene R' per I' in S per elevato a meno g di teta e poi faccio ancora questa derivata, quindi più L' sigma R per elevato a meno g di teta per la derivata di I' in S rispetto al tempo, poi viene fuori meno j p l primo sigma l per d teta su dt elevato a meno j p teta per i primo r in s. Se ho fatto errori, sto cercando di ottenere una relazione in cui le uniche incognite che compaiono sono i con S e I con R, per avere un sistema facilmente gestito. Questo è l'obiettivo. E per cui diciamo ho riportato tutto nello statore. Bene, vedete adesso che tutti i termini hanno elevato a meno j pi teta, quindi posso moltiplicare tutto per elevato a j pi teta, la prima e secondo me, o se volete dividere tutto per elevato a meno j pi teta, tanto non è uguale a 0. E qui e inoltre il mio d teta su dt è uguale a omega r, è la velocità che è costante, che è una costante. Attenzione che quando vado a risolvere un sistema in condizioni di regime l'equazione di coppia non conta, non mi serve più perché la omega r è costante, il teta non so quanto è uguale, omega r per t è un dato, quindi allora questa equazione diventa meno L con M derivata rispetto al tempo di I con S in S più I primo R in S
primo sigma r per la derivata nel tempo rispetto al tempo di i primo r sempre in s, e qua invece è meno j p omega r l primo sigma r per i primo r in s. Potrei dirle che ha fatto una serata a te, no, però fate bene a seguirlo, cioè. Allora, per dargli un po' più di ordine, io vedete ciò, diciamo, da una parte devo riscrivere questa equazione, quindi radical 2 di con s per elevato a g omega t, spostiamoci più qui perché sennò poi il rotore non entra. Radical 2 di s per elevato a g omega t uguale a l con m derivata rispetto al tempo di i con s in s più i primo r in s, e poi c'è il termine omico l con s in s più L sigma S derivata rispetto al tempo di con S in S, e poi sul rotore invece ho 0 uguale L con M derivata rispetto al tempo di con S in S più I primo R in S. Meno j p omega r i primo r i primo i con s in s più i primo r in s, poi ci sta ancora meno j p omega r L primo sigma R I primo R in S più R primo R I primo R in S, vediamo se entra, più L primo sigma R derivata rispetto al tempo di I primo R in S. Scusate, pensavo di averlo azzerato. Signora, buongiorno, sono a lezione, posso chiamarla dopo? Beh, oppure già non mi manda lei, questo non ci faccio lezione, avevo lasciato il telefono acceso dalle tesi. Grazie, buongiorno. Allora, di equazioni differenziali, va bene? Lineare, perché sto supponendo i coefficienti costanti, le variabili sono complesse, ma questo non cambia la sostanza e l'applicabilità delle teorie che voi avete visto. Sostanzialmente è un sistema dei primi ordini, poi siccome sono due equazioni, si può combinare con un'equazione del secondo ordine, come sapete,
devo trovare l'integrale, però a me non interessa l'integrale generale, perché io voglio la soluzione di regime, voglio soltanto l'integrale particolare, quello corrispondente all'evoluzione forzata, quello, cioè, il termine, non mi interessa il termine transitorio, d'accordo? Ora, non so se vi ricordate quando avete studiato le equazioni differenziali, ci sono vari metodi per trovare l'integrale particolare di un'equazione differenziale o di un sistema di equazioni differenziali. Diciamo che quello che qui è applicabile è quello che si chiama della variazione della costante arbitraria. Sostanzialmente, quando il termine è di questo tipo, allora anche le soluzioni sono del tipo k per elevato a g omega t. Cioè io posso ritrovare le soluzioni particolari, quindi la mia i con s di s sarà del tipo radical 2 di s per elevato a g omega t, e il primo con r in s sarà uguale a radical 2 di primo r, uso la stessa simbologia per non farmi confusione, per elevato a g omega t. Dopo ovviamente però li devo determinare questi due vettori. Cioè se il forzamento, vi ricordate, no, l'avete studiato, se il forzamento è un assoluto, anche il termine di regime permanente, la soluzione dell'integrale particolare è una sinusoide, l'integrale esponenziale, cioè ci sono delle classi di forzamento che danno luogo a degli integrali particolari che sono tutto sommato noti e che una volta che io conosco la forma posso ricavare imponendo che questa sia la soluzione. Sono stato chiaro? O devo ripetere? Cioè io ho questo forzamento, questo è il mio forzamento. Il forzamento è del tipo k per elevato a g omega t, dove k è un numero complesso. Bene, allora anche le soluzioni saranno dello stesso tipo. Le battezzo in questo modo. Per trovare le soluzioni nel dettaglio devo ricavarmi queste due quantità, sono queste le quantità che mi interessano, questi due numeri complessi, in maniera tale che questi siano integrali particolari dell'equazione. Ci siete? E allora è questa l'operazione che dobbiamo fare. Quindi, imponendo questa forma delle soluzioni, ricavare, vedere se riesco a ricavarmi di con S e di con R. Se è possibile, significa che quello è un integrale particolare. E allora qua viene... a questo punto scriviamo qui. Derivata di questo termine nell'ipotesi che i con s e i primo r abbiano quell'aspetto e i primo r di s abbiano quella forma. Non sostituiamo e riscriviamo, quindi qua abbiamo cosa, come verrà la derivata? Verrà j omega l con m per elevato a j omega t. Che succede? Riesco a parlare se mi parlare di orecchio, perché non recito da noi, scusate, non è il mio limite. Allora, j omega lm per elevato a g omega t, radical 2, vabbè, facciamo una cosa, facciamo i due passaggi così che mi vedo un po' persi. Allora, qua viene l con m per la derivata rispetto al tempo di radical 2 di s per elevato a g omega t. Più radical 2 più primo r per elevato a g omega t uguale r con s per radical 2 di s per elevato a g omega t più la derivata rispetto al tempo di con s, questa la possiamo già fare, viene g omega l sigma con s per i con s per elevata a g omega t. Sì. Rotore 0 uguale l con m derivata rispetto al tempo, qua c'è radical 2 di s più radical
non è controllato un attimo, ci siamo mangiati, sì. È così, eh? Vabbè, perché il pezzo è arrivato, infatti, che faccio? Allora, meno JP omega R L con N che moltiplica radical 2 IS per elevato a J omega T più radical 2 I primo R per elevato a J omega T. E abbiamo sistemato quel pezzo. Poi c'è ancora meno JP omega R L primo sigma R radical 2 I primo R per elevato a J omega T. E più R' radical 2 I' per elevato a J omega T derivata di quel termine è più J omega J omega L' sigma R I' con R per elevato a J omega. Fatica a scriverlo che a dirlo. Beh, vedete che i radical 2 li posso buttare tutti quanti via. E dopo che ho fatto queste derivate banalmente la derivata è l'elevata g omega t, l'elevata g omega t li posso togliere tutti. Posso semplificare prima e secondo me per l'elevata g omega t. Quindi l'equazione di statore diventa V con S uguale, qui ci sarà J omega L con M che moltiplica la somma dei fasori con S e primo R, perché tolgo elevato a G omega T, la derivata di elevato a G omega T è J omega per elevato a G omega T, questo mi rende tutto per elevato a G omega T, più R con S I con S più J omega L sigma S per I con S. E questa è, diciamo, l'equazione di statore. Attenzione, io sto cercando di ritrovare, di determinare questi due numeri complessi per trovare l'integrale particolare, le soluzioni di regime del sistema che rappresenta il funzionamento della mia macchina. Allora, sul rotore invece avrò 0 uguale J omega L con M, e qua viene sempre I con S più I primo R, meno JP omega R L con M che moltiplica I con S più I primo R. Poi ho più, metto in evidenza la I primo R qui con JP omega, quindi viene J omega meno P omega R L primo sigma R per I primo R, e poi l'ultimo termine dovrebbe essere R primo R per I primo R. Quindi in definitiva i miei integrali particolari, le mie soluzioni di regime, i miei vettori di spazio a regime della corrente statorica e rotorica sono dati dalla soluzione di un sistema di equazioni. A questo punto è diventato algebrico. Vedete? Sistema di equazioni di con S e con R vettori. Quindi lo descriviamo qui, di con S uguale a J omega L con M che moltiplica I con S più I primo R più R con S I con S più J P omega L sigma con S per I con S,
E sul rotore, vedete, posso mettere insieme questi due, diciamo, tutti e due moltiplicano con S più il primo R. Ho 0 uguale J omega meno P omega R con S più il primo R. Più JP omega meno P omega R per L primo sigma R per il primo R più R primo R per il primo R. E questo è un sistema algebrico nelle incognite con S e con R che riesco a risolvere, quindi diciamo effettivamente quelle da cui sono partito sono, possono essere assunti come integrali particolari del mio sistema di equazioni differenziali di partenza. Beh, allora adesso a questo punto dobbiamo tirar fuori qualche indicazione un po' più precisa e più, magari più comprensibile dal punto di vista fisico, perché fino a qui ci siamo mossi sul terreno della matematica, però è l'unico modo per farlo in maniera rigorosa, altrimenti insomma facciamo un corso che tipo, con tutto il rispetto del bilancio che fa grande diffusione scientifica, ma se qua dobbiamo fare ingegneria, dobbiamo fare diciamo, lettori di articoli di giornale. Allora, torniamo un attimo indietro. Noi abbiamo visto che se ho un sistema simmetrico polifase, che significa grandezze di fase tutte uguali, tensioni o correnti, quelle che siano, sfasate, equisfasate nel tempo, il componente simmetrico coincide col fasore della prima fase, è vero? Beh, ma questo è vero anche al contrario, cioè se una grandezza, se un componente simmetrico è esprimibile come in questi termini, quindi come fasore, significa che evidentemente il sistema che lo sostiene, il sistema di grandezze che lo sostiene, è costituito da un sistema polifase simmetrico. Chiaro il ragionamento? Quindi stiamo dicendo che se ha un sistema polifase, in realtà maggiore di 2, quindi da 3 in su, simmetrico, corrisponde un vettore di spazio che coincide col fasore della fase, il fasore fase 1. È vero? Questo abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato per le correnti, ve l'ho ripetuto per le tensioni, si può fare per un sistema di grandezze qualsiasi. Bene, questa implicazione vale anche al contrario. Cioè, se ho un vettore di spazio che ha la forma di un fasore, allora il sistema polifase che lo genera, perché il vettore di spazio alla fine è sempre generato da un sistema di grandezze, è un sistema polifase simmetrico. Cosa voglio dire? Noi abbiamo detto che la nostra soluzione con S di S è radical 2 di S a questa forma per E elevato a J omega T, che è la classica espressione di un fasore. Ora, poiché con S di S è uguale a 2 terzi della sommatoria in K per K che va da 1 a 3, I con SK per E elevato a J 2 pi greco terzi K meno 1, che è la definizione di componente simmetrico, né più né meno, no? È la definizione di con S. Se I con S ha questa forma, significa che le I con SK saranno del tipo radical 2 I con S, costituiranno un sistema polifase simmetrico, quindi radical 2 I con S per il coseno di omega T meno 2 terzi pi greco k meno 1 meno un angolo chiamiamolo psicore S. Quindi cosa significa? Che se la mia macchina è alimentata da un sistema polifase simmetrico di tensioni sinusoidali, qua possiamo aggiungere sinusoidali però per eccesso di precisione, le correnti statoriche costituiscono a loro volta un sistema di grandezze sinusoidali
simmetrico. Ok, quindi le correnti nelle varie fasi hanno la stessa ampiezza e sono sfasate nel tempo della stessa quantità di cui sono sfasate nel tempo le tensioni applicate. Ok? Non era un risultato scontato, lo è, c'è un elettrosi. Vi ricordate l'ultima volta, l'ultima lezione che abbiamo fatto fisicamente? Io ho una macchina, la considero completamente lineare, alimento con un sistema polifasico simmetrico di tensioni lo statore, essendo lineare sullo statore mi ritrovo un sistema polifasico simmetrico di corrente. Questo stiamo dicendo, l'abbiamo ritrovato matematicamente. La cosa interessante è sul rotore, perché il vero componente simmetrico di rotore è la I' R in R, è vero? Che è uguale a 2 su m con r, rotore, il numero di fasi lasciamolo ancora generico, sommatore in k che va da 1 a m con r delle correnti delle singole fasi di rotore per elevato a g di 2 più m su m con r k meno 1, definizione classica di componente simmetrico. Adesso il mio I' R di r, io quello che ho trovato il primo R in S, è uguale all'I primo R in S per, ce l'abbiamo ancora scritto sopra, per elevato a meno g pi theta. Ok? Ma l'I primo R in S che ho trovato è radical 2, quindi sarà radical 2 I con R per elevato a j omega t per elevato a meno j p, quanto vale teta? Vale omega r t. Abbiamo ancora scritto qua, eccolo qua, se teta 0 è 1, quindi è uguale la soluzione di regime per i primo r di r sarà uguale a radical 2 I primo R per elevato a J omega meno P omega R P. Questo che cos'è? È ancora un fasore. In cosa si differenzia dal fasore della corrente statonica che teniamo scritto qua? Eccolo qua. È un fasore la cui frequenza non è omega, ma è omega meno P omega R. Quindi questo significa semplicemente che le correnti RK costituiscono un sistema polifase simmetrico con una pulsazione omega meno P omega R. Quindi qua c'è la mia I con RK sarà uguale al radical 2 I con R, diciamo così, le grandezze riportate, il primo RK, sì, il primo R, per il coseno di omega meno P omega R per T meno 2 su R con R più greco K meno 1 meno Psi con R, un angolo di sfasamento della prima corrente. Quindi sullo statore ritrovo la pulsazione omega, sul rotore ritrovo la pulsazione omega meno P omega R. Nota la tensione statonica, io mi riesco a ricavare con S di primo R da qui, però posso dargli una forma più significativa e visivamente facile da ricordare se faccio un'operazione di questo tipo sulla equazione rotorica. Immaginiamo l'equazione rotorica, vedete? Di dividere tutto per omega meno più omega r e moltiplicare tutto per omega. Ma come ti viene in mente? Il senso qual è? Cosa cerco di fare? Io qui ho un equilibrio di grandezze, di cadute di tensione, vedete, queste sono delle forze elettrolitiche indotte, qua diciamo c'è una caduta induttiva, ha una pulsazione che è omega meno più omega r sul rotore. Sullo statore invece sto a omega, quindi non le posso mettere insieme. Per esempio, se volessi fare un circuito equivalente, non lo posso fare, però voglio arrivare a un circuito equivalente. Per avere un circuito equivalente, le grandezze devono essere tutte isofrequenziali.
Allora, proviamo a dividere per omega meno prima che r e a moltiplicare per omega tutti i termini di questa equazione protonica. Quindi avremo 0 uguale j omega l con m per i con s più i prima r più j omega l primo sigma r per i prima r più a questo punto r primo r diviso omega meno p omega r moltiplicato omega per i primo r. Ora questa quantità ce lo siamo dimenticato l'economia che abbiamo dimenticato prima, ci vuole sempre, se no c'è ancora controlli, ma no, non ci sta, era la fretta di scrivere, magari l'ho detto pure parlando. È chiaro che questo, le pulsazioni moltiplicano sempre l'induttanza, ma quindi non è l'induttanza di Graffer oppure l'induttanza di dispersione rotoria. Allora questa quantità omega meno p omega r diviso omega, come posso scriverla? Posso scriverla come omega diviso p meno omega r fratto omega su p. Bene, la siamo diviso tutto per p. Quindi che cos'è questa quantità? Vedete, è la differenza fra la velocità del campo rotante al traferro rispetto al riferimento statico e la velocità del rotore, quindi la differenza di velocità rapportata alla velocità del campo rotante. È quello che in gergo prende il nome di scorrimento, slip per gli americani. Si capisce? No, perché scorre. Di quanto scorre il rotore rispetto alla velocità del campo rotante statico. Lo scorrimento è zero quando il rotore gira alla stessa velocità del campo rotante statico. Vabbè, allora a questo punto il mio sistema di equazioni che governa il funzionamento della macchina in condizioni di regime sinusoidale diventa banalmente questo. V con S meno j omega l con m i con s più i primo r uguale r con s i con s più j omega l sigma s per i con s. E sul rotore invece ho meno j omega l con m che moltiplica i con s uguale, avrò r primo r diviso s, perché potrebbe essere diviso per lo scorrimento, moltiplicato il primo r, più j omega l primo sigma r, l primo r. Vedete che adesso le due equazioni possono essere interpretate come equazioni risolutive di un circuito in cui la pulsazione è omega per i due elementi. Perché vedete, adesso qui compare una reattanza omega, anche sul rotore compare la reattanza omega. Dove sta il trucco? Che ho scaricato la differenza di pulsazione sulla resistenza, perché la resistenza adesso è modulata dallo scorrimento e quindi dalla differenza di pulsazione. Però se guardate queste equazioni le posso interpretare come equazioni risolutive di un circuito. Prendiamo un circuito fatto in questo modo. Qua ci mettiamo L con M, qua R con S, qua L sigma S, qui R primo R
di res e le prime sigle maese. Li alimentiamo con la tensione di res. Allora, se scrivo le equazioni risolutive alle due maglie di questo circuito, cosa avrò? Beh, con S uguale, R con S, T con S, più J omega, L sigma S, I con S, e poi ho in questa induttanza cosa circola? Circola I con S più I primo R, quindi ho più J omega L con M per I con S più I primo R. È vero? L'altra maglia, quella diciamo rotorica, cosa avrò? 0 uguale R primo R diviso S per I primo R più J omega L primo sigma R più J omega L con M per I con S più I primo R. Confrontate queste equazioni con queste, sono le stesse, a meno che non spostamento di qualche termine da più e secondo me. Quindi quel circuito interpreta queste equazioni, non l'approccio al circuito equivalente che mi ha dato è lo stesso, cioè non è che il circuito equivalente ci viene calato dall'altro. Io trovo un circuito che le cui equazioni risolutive coincidono con le equazioni derivanti dal modello matematico che rappresenta il modello matematico del sistema elettromeccanico che sto considerando, bene, quello è il circuito equivalente della macchina a sé. Chiaro il passaggio logico? Ricapitoliamo rapidamente il percorso che abbiamo seguito. Siamo arrivati a queste equazioni di equilibrio elettrico e meccanico in termini di grandezze che abbiano una qualsivoglia dipendenza temporale. Vero? Poi abbiamo detto, vediamo cosa succede quando l'avvolgimento statorico, che abbiamo supposto essere un avvolgimento polifase simmetrico, è alimentato da un sistema simmetrico di tensioni, più tensioni della stessa ampiezza sfasate di, nel caso di avvolgimento trifasi, 120 gradi nel tempo l'una rispetto all'altra. E quindi abbiamo ipotizzato questa forma. L'avevamo già fatto in partenza per le, quando abbiamo studiato, quando abbiamo introdotto i vettori di spazio, abbiamo visto che quando le grandezze di un sistema polifasi simmetrico hanno una forma di questo tipo, il vettore di spazio coincide col fasore della prima grandezza, della grandezza relativa alla prima fase. E quindi siamo stati in grado, abbiamo sostituito, abbiamo ipotizzato che l'avvolgimento rotorico fosse chiuso in corto circuito, abbiamo ottenuto un sistema di equazioni differenziali del primo ordine entrambe, abbiamo invocato il fatto che conoscendo il forzamento sappiamo anche, noi ci interessa l'integrale particolare dell'equazione, del sistema di equazioni differenziali, non ci interessa la soluzione transitoria, perché noi vogliamo determinare il comportamento a regime della mia mano. E quindi abbiamo detto che nel caso in cui il forzamento abbia questa forma, allora le grandezze incognite, l'integrale particolare delle grandezze incognite avrà una forma di questo tipo, quindi per elevato a g omega t moltiplicato un numero complesso. Numero complesso, chiaramente questo è occorrente, però in questa fase matematica sono dei numeri complessi, che coincidono con le soluzioni di un sistema di equazioni, questa volta algebrico, seppur a coefficienti complessi. No? Che ho ottenuto moltiplicando, dividendo tutto per elevato a g. A quel punto, accertati quindi che la soluzione è questa e che è determinabile, con S e R sono le soluzioni di questo sistema
algebrico, abbiamo fatto il ragionamento al contrario. Vabbè, ma allora se il mio vettore di spazio ha questa forma, allora significa che il sistema di correnti che lo genera è un sistema polifase simmetrico. E quindi sullo statore non c'era problema. Abbiamo tre correnti sfasate di 120 gradi del tempo l'una rispetto all'altra. Sul rotore, in realtà, quella che noi abbiamo ricavato qui è il vettore di spazio della corrente rotorica, riportato, vabbè, in ampiezza allo statore, ma anche in termini di riferimento sullo statore. A me quello che interessa è la corrente rotorica effettiva. La corrente rotorica effettiva, sempre però riportata in modulo allo statore con l'apice, è uguale a quella riferita allo statore per elevato a meno g pi teta, per cui ha questa forma. Che significa? Questo che cos'è? Questo è il fasore di una grandezza ancora sinusoidale, però a pulsazione omega meno pi omega r. Quindi significa che sul rotore le correnti rotoriche, ancorché riportate in ampiezza allo statore, costituiscono un sistema polifase simmetrico di m con r correnti a pulsazione omega meno pi omega r sfasate nel tempo di un angolo pari a 2 pi greco su omega con r rispetto all'altro. D'accordo? Ripetiamo lo stesso ragionamento dal punto di vista fisico, appoggiandoci però anche alle relazioni che abbiamo trovato. Allora, noi abbiamo detto, alimento la macchina con un sistema. Allora, lo stiamo facendo da più parti, lo stiamo attaccando da più punti, perché vorrei che fosse chiaro, che entrasse, diciamo, dentro di voi, sotto pelle, al di là di quello che dovete imparare per superare l'esame. Non deve sapere come funziona. Allora, ho la mia macchina che, per le ipotesi che ho fatto, un sistema lineare, no, perché sto supponendo anche la L con M sia costante, l'importanza tra ferro e costante, quindi sto tenendo nulla, infinita la permeabilità nel ferro, quindi nulla le cadute di forza nei numerici del ferro. A quel punto il sistema è lineare, lo alimento con delle tensioni sullo statore che sono, costituiscono un sistema polifase simmetrico, rimaniamo sul caso trifase sullo statore. A quel punto negli avvolgimenti statorici ci circoleranno tre correnti identiche in ampiezza, che gli avvolgimenti statorici sono identici, cioè, questo ci convince anche senza fare, diciamo, ricorso alla matematica. La matematica ce l'ha detto, fortunatamente ci ha confermato quello che il buon senso ci avrebbe suggerito. Però è evidente che le correnti devono essere uguali, se gli avvolgimenti sono uguali, sfasate nel tempo dello stesso angolo di cui sono sfasate nel tempo le tensioni applicate. A questo punto, quindi, la corrente, abbiamo detto, ha quella espressione, inutile che la descriviamo, con S K hanno questa espressione, il componente simmetrico del vettore di spazio coinciderà col fasore della prima fase. Io vi ricordo che noi abbiamo ricavato l'espressione dell'induzione a traferro dovuta al sistema di correnti statoriche, vi ricordate? 3 mezzi che M con S è 3, 2 su pi greco di 0 di isoletta, M con S si con S, parte reale di I con S di S per elevato a meno di P alfa. Andate a riguardare i vostri appunti a questo punto. Se sostituisco adesso l'espressione di I con S di S, il mio I con S di S è uguale alla radical 2 di S per elevato a giro omega t, allora avrò che la mia induzione al traferro sostenuta dal sistema di correnti statoriche è uguale a 3 mezzi 2 diviso pi greco di 0 diviso delta, poi c'è un radical 2, un m con s si con s, c'è un i con s, i con s è uguale all'ampiezza di i con s per r elevato a meno g si con s, per l'ipotesi indicato con si con s l'angolo casamento rispetto al riferimento assunto, quindi qua sarà il con S per il coseno alla parte della sinistra di omega t. Facciamo tutti i passaggi perché sennò poi mi viene, ecco qua, anche se fare tutti i passaggi in genere ho volubile la mente, atrofizzare, invece se uno salta qualche parte, fa qualcuno a mente, la mente rimane allenata. Allora qua c'ho i con S per elevato a meno j pi alfa per elevato a g omega t. Ok? Quindi 3 mezzi 2 su pi greco
in 0 diviso delta, perché sto facendo diminuzione, meglio 2, ns, si con s, poi c'è i con s, la parte reale, coseno di omega pi meno pi alfa meno si con s. L'abbiamo già fatto, è questo, stavo semplicemente, ripeto, l'abbiamo particolarizzato nel caso sinusoidale la distribuzione di funzioni, ricordate? Lo stiamo rifacendo, ma semplicemente per ricordarci che a questo punto, quindi nell'ipotesi di corrente sinusoidale, la distribuzione di funzioni ha questo aspetto, e vedete varia sinusoidalmente nel tempo fissato alfa e nello spazio fissato t. Ed è l'espressione questa di un campo rotante, un campo sinusoidale rotante, con una velocità omega su pi. Ricordate, facevi il ragionamento dell'omino di quanto deve spostarsi per trovare lo stesso valore. Quindi, nell'ipotesi di alimentare la macchina con un sistema polifasi simmetrico di tensioni, sistema polifasi simmetrico di correnti statoriche, campo magnetico rotante sinusoidale con velocità omega su pi. Il rotore dirigerà la velocità omega r, quindi qua c'è il mio campo rotante omega su pi. Immaginiamo inizialmente che il rotore stia qui, omega r uguale a 0. Allora, un osservatore posto sul rotore vede questo campo sinusoidale che si muove con velocità omega su pi. Che significa? Significa che il mio osservatore, il solito mio, se si mette con un misuratore di campo, vedrà prima un campo, lo vedrà prima, vedrà un massimo, poi passare per lo zero, poi vedrà un minimo e così via. Quindi vede una variazione dell'induzione in quel punto in cui lui sta, no, proprio perché il campo ruota. Quindi gli avvolgimenti rotorici vedono una variazione del flusso concatenato con essi. Se vedono una variazione del flusso concatenato con essi, gli avvolgimenti rotorici sono sedi di forze elettromotrici indotte. Ma se sono sedi di forze elettromotrici indotte, circolano correnti? La risposta è sì se sono chiusi. Noi abbiamo fatto l'ipotesi che gli avvolgimenti rotorici siano chiusi in cortocircuito, perché se fossero aperti ci sarebbero le forze elettromotrici indotte, ma non succederebbe niente. Quindi circoleranno delle correnti negli avvolgimenti rotorici. E che pulsazione hanno queste correnti? Ma la pulsazione è semplicemente la differenza tra la velocità del campo rotante e la velocità del rotore. Io quante oscillazioni, la pulsazione è data da quante volte, quante variazioni positive e negative, moltiplicando il numero di coppie polari con l'avvolgimento, perché l'avvolgimento poi si ripete a sua volta spazialmente con più coppie polari. Quindi la pulsazione del rotore in generale, quando omega r uguale a 0 è proprio omega. Vi trovate? Quindi se omega r è uguale a 0, allora la pulsazione rotorica, perché questa è la pulsazione rotorica, sarà uguale a omega. Quindi nel rotore circoleranno le tensioni rotoriche indotte sono tutte di uguale ampiezza, perché gli avvolgimenti rotorici sono tutti uguali e sfasate nel tempo dello stesso angolo di cui gli avvolgimenti rotorici sono sfasati nello spazio. Quindi le tensioni rotoriche costituiscono un sistema polifasi simmetrico di tensioni. Poiché gli avvolgimenti rotorici sono un sistema simmetrico di avvolgimenti, anche le correnti rotoriche costituiranno un sistema polifase simmetrico sinusoidale di correnti. Quindi sono correnti di uguale ampiezza, sfasate nel tempo dello stesso angolo di cui sono sfasate nello spazio le fasi rotoriche, la cui pulsazione però magari è uguale a 0 e proprio omega. E hanno più coppie polari, perché abbiamo visto che l'unico di coppie polari statoriche e rotoriche è lo stesso. Se no non si genera niente. Quindi queste correnti che fanno? Danno luogo alla distribuzione di induzione VR di beta virgola T, che vi ricordo è la stessa qui, quindi 3 mezzo 2 su pi greco di 0 diviso delta n con s si con s, poi la parte reale di primo r che abbiamo ricavato in r per elevato a j pi theta. Questo è in beta rispetto al rotore. Stiamo ragionando al rotore fermo.
Quindi questa è la distribuzione, però questa in generale vale a qualunque velocità del motore. Quindi a questo punto le correnti rotoriche generano pure loro un campo che va a velocità omega su p. Questo campo rotorico, quindi il campo statorico e il campo rotorico, interagiscono fra di loro. Sapete che due calamite si attraggono, si respingono. Noi abbiamo dimostrato qual è l'espressione della coppia, abbiamo ricavato sta qua. E quindi interagiscono, il rotore si mette in movimento. In che direzione si mette a muovere? Che direzione va? Beh, le formule ce lo direbbero, però anche la fisica ce lo dice. Perché voi sapete che le forze elettromagnetiche indotte hanno, e quindi anche le correnti, che queste fanno circolare, hanno un verso tale da opporsi alla causa che l'ha generata. Qual è la causa che ha generato le forze elettromagnetiche indotte? La differenza di velocità tra rotore e campo rotante. Se il rotore girasse a velocità omega su p, non ci sarebbero forze elettromagnetiche. Quindi l'interazione fra il campo rotante statorico e quello rotorico, o se volete tra il campo risultante, le correnti rotoriche, no? Il VLI, è tale da prendere il rotore e portarlo in rotazione nella stessa direzione del campo rotante, anzi, se non ci fossero fenomeni dissipativi, la coppia che nasce porta il rotore a ruotare a una velocità esattamente pari a omega su p, perché in questo modo compensa perfettamente l'effetto che ha generato le forze elettromagnetiche indotte. E se si porta a velocità omega su p, non c'è più forza elettromagnetica indotta. Vi è chiaro, no? Il ragionamento che abbiamo ritrovato matematicamente esiste. Questo se il rotore è fermo, ma se il rotore non è fermo, la pulsazione rotorica vale omega meno p omega r. E l'abbiamo ritrovato analiticamente. Quindi le correnti rotoriche costituiscono un sistema polifase simmetrico a pulsazione omega meno p omega r. Che significa? Significa che il mio primo r in R sarà pari a radical 2 i primo R per E elevato a J omega meno P omega R per T. Lo sostituisco qui, no, giusto per farvi vedere il risultato simpatico, 0 fratto delta N con S si connesse, vado per analogia, qua viene radical 2, ce lo mettiamo, parte reale di i primo r per elevata a j omega meno p omega r t per elevato, che devo mettere? Elevato a j p teta, ma teta è uguale a omega r t, quindi per elevato a j p omega r t. Vedete che questi due si compensano e quindi qui viene fuori 3 mezzi 2 su pi greco 0 diviso delta n con s si connesse radical 2 i primo r per il coseno di omega sullo statore, visto dallo statore, coseno di omega t meno scusate, manca, non vi ho fatto il passaggio successivo, questo diciamo è in, però nessuno mi ha corretto su questo, questo è un brutto segno, sono speculari queste due relazioni, no? Quindi qua ci vuole elevato a meno j p. Almeno j p teta uguale, allora rifacciamo, e la relazione tra beta e alfa, perché se manca quella non riusciamo a chiudere, alfa beta, questa è teta, abbiamo che beta alfa, scusate, è uguale a beta più teta, quindi qui viene 3 mezzi 2 su pi greca, tutta questa roba qui va tutto bene.
elevato a meno J. Pi beta. Scusate un attimo, c'è qualcosa che non... Se lo scriviamo in beta, questo termine non c'è. Siamo sul rotore. Così capiamo pure, diciamo, questa. Quindi sul rotore giustamente questo termine non c'è. E allora questo va bene, elevata J omega meno P omega R. Poi al posto di beta, di elevato a meno J P beta, scriverò elevato a meno j p alfa, al posto di beta uguale alfa meno theta, per elevato a meno j p theta, per elevato a più j p theta. Ok, quindi il mio elevato a meno j p theta sarà pari a elevato a meno j p alfa per elevato a più j p omega m t. Io qui non vedo proprio il riflesso della... Ok, adesso questo elevato a j più omega t e questo elevato a j meno j più omega t vanno via, e quindi viene fuori 3 mezzi 2 su pi greco mi 0 diviso delta n con s si con s radical 2 pi primo r. Vedete, viene coseno, questo rispetto allo statore a questo punto, di omega t meno p alfa meno psi con r. Ok, quindi qua passo da beta ad alfa, cioè alla fine della di tutto il campo creato dallo statore, questo è un altro campo rotante che gira sempre a omega su p, quindi lo statore vede il campo rotante rotorico sempre girare a velocità omega diviso p. Dice, ma com'è possibile? Ce lo dicono le formule, ma ce lo dice anche il buonsenso, perché la pulsazione delle grandezze rotoriche, delle correnti rotoriche, è omega meno p omega r. Quindi il campo rotante rispetto al rotore a che velocità girerà? Girerà alla pulsazione diviso il numero di coppie volanti. Questa è la velocità del campo rotorico rispetto al rotore. Se voglio adesso la velocità del campo rotorico rispetto allo statore, ci devo sommare il trascinamento. Questo campo è trascinato dal rotore omega r, quindi la velocità del campo rotorico rispetto allo statore sarà omega meno p omega r diviso p più omega r, e quindi è omega diviso p, che è il risultato che abbiamo ottenuto lì. Cioè il campo rotante rotorico rispetto allo statore, lo statore vede il campo rotante rotorico girare alla stessa velocità del campo rotante statore. E vi ho detto, questa è una condizione, si può dimostrare con qualche formuletta, ma sono nulla di dire, che questa è una condizione necessaria per poter sviluppare coppia. Devono avere lo stesso numero di coppie volari, devono avere la stessa velocità rispetto a uno dei due elementi di macchina. La macchina che stiamo studiando adesso, si chiama asincrona. Perché? Perché il rotore e il campo rotante statorico ruotano a velocità diverse, tant'è che è possibile che ci sia, anzi ci deve stare, uno scorrimento. Vedete, omega su p è diverso da omega r. Anche se il campo rotante rotorico e il campo rotante statorico rispetto a questo punto sono comunque sempre sincroni, chiaro? Facciamo uno shortcut su quello che faremo sulla macchina sincrona. La macchina sincrona sul rotore ho una voce, ho un magnete oppure un avvolgimento in corrente. Nella macchina sincrona, che studieremo.
vedremo dopo. Perché si chiama sincrono? Perché il rotore e il campo rotante statorico girano alla stessa velocità, per forza, per funzionare. Ma perché? Perché se sul rotore io ci metto un avvolgimento, un magnete per esempio, immaginate che il campo è creato da un magnete permanente, faccio immaginare. Il campo rotante rotorico a che velocità gira? Gira alla velocità di rotazione del rotore, perché lo trascina il rotore. Cioè il magnete non genera un campo rotante. Il campo rotante voi lo generate soltanto quando avete un sistema polifase simmetrico di correnti che circola un sistema simmetrico di avvolgimenti. Mi seguite adesso? Quindi nel caso in cui sul rotore il campo è generato da magnete, l'unica velocità possibile di funzionamento è quella del campo rotante statorico, cioè poiché per funzionare devono essere sincroni, il rotore deve per forza andare a omega su t, se no non genera coppia quella macchina. Ecco perché quella macchina si chiama sincrona, perché il rotore gira necessariamente, se no non funziona, alla velocità di rotazione del campo rotante statorico. Nella macchina asincrona invece i due campi sono sincroni, ma questo è ottenuto anche quando la velocità del rotore non è uguale alla velocità del campo rotante statorico. Guardate, lo sto dicendo in tutte le salse, spero che vi sia chiaro. D'accordo? Bene. Allora, a questo punto particolarizziamo adesso la coppia, scusate. Allora, la coppia è uguale a 3 mezzi se la macchina è di fase, PL con M, parte immaginaria, allora I con S di S vale radical 2. Abbiamo ancora qui l'espressione I con S 3 elevato a G over T. I primo R di R, I primo R di R sta da queste parti, eccolo qua, è radical 2 I primo R per elevata a G omega meno P omega R. Quindi radical 2 I primo R, qua però devo fare il complesso coniugato, per elevato a meno J omega meno P omega RT, e poi ce l'ho elevato a meno J P teta, ma teta vale omega RT, quindi viene elevato a meno J P omega RT. Allora radical 2 e radical 2 fa 2, che posso semplificare con quel 2 di sotto, quindi qua viene 3 P L con M parte immaginaria, guardate, elevato a meno più J P omega RT, elevato a meno J P omega RT vanno via, elevato a meno J omega T, elevato a J omega T va via, e quindi viene I con S per il primo R complesso con un R. In questa ipotesi quindi la coppia è costante nel tempo, che era un risultato non scontato, perché noi abbiamo dimostrato che la coppia è diversa da zero, può essere diversa da zero, ma dipende dall'evoluzione temporale di queste grandezze, quindi poteva essere anche una coppia variabile nel tempo. Nell'ipotesi in cui la macchina è alimentata da un sistema simmetrico di tensioni, e nelle ipotesi in cui abbiamo sviluppato il nostro modello, la coppia sviluppata dalla macchina è costante ed è data da questa espressione. D'altra parte però, se questo circuito è il circuito equivalente della macchina, adesso ci cominciamo a lavorare e tiriamo fuori tutte le caratteristiche, però
Se questo è il circuito equivalente della macchina, io la coppia devo poterla sviluppare anche a partire da questo circuito. È vero. Allora, facciamo un attimo un'analisi, diciamo, delle potenze in gioco. Noi abbiamo la potenza in ingresso, che è uguale a, vabbè, sarà uguale a 3 volte V con S, scalari con S, o se volete 3 volte V con S per il complesso comunicato V con S, insomma, la potenza in ingresso al motore. Poi di questa potenza una parte viene dissipata per effetto Joule, sempre, quindi R con S 3 volte, attenzione, questo è un circuito equivalente valido per una fase, e quando poi devo andare a ricavarmi le potenze devo moltiplicare per il numero di fasi. Quindi 3R con S per I con S al quadrato, e quello che rimane è quella che si chiama pi delta, viene indicata pi delta in generale in quasi tutti i test, si chiama potenza al traferro, è la potenza che dallo statore viene trasferita al rotore. Non abbiamo ancora portato in conto le perdite del ferro, facciamo la prossima lezione, insomma, si portano in conto allo stesso modo come abbiamo visto nel caso del trasformatore, però in questa ipotesi, quindi io questa potenza in ingresso, questa potenza dissipata, questa potenza che viene trasferita dallo statore al rotore. La potenza che viene trasferita dallo statore al rotore evidentemente è la potenza dissipata su questa resistenza. Vi trovate? Cioè la pi delta non può che essere 3R' diviso S per R' al quadrato. Ora di questa potenza una parte viene ovviamente dissipata per effetto Joule, quindi questa è la pi Joule sullo statore, pi Joule sul rotore, che sarà pari a 3R' per I' al quadrato, e quella che rimane che cos'è? È la potenza trasferita all'asse. Potenza elettrica in ingresso, potenza dissipata per effetto Joule sullo statore, trasferisco al rotore questa potenza, una parte mi serve per compensare le perdite già del rotore, quella che rimane è la potenza meccanica, che quindi è uguale alla differenza tra questi due, quindi sarà uguale a 3 che moltiplica R' diviso S meno R' per I' al quadrato. Quindi la mia potenza meccanica sarà uguale a 3R' moltiplica 1 meno S fratto S I' al quadrato. E quindi la coppia che è uguale potenza meccanica per velocità di rotazione, potenza che divisa la velocità di rotazione. La velocità di rotazione me la ricavo dunque dall'espressione dello scorrimento che sta qui sotto, me la riscrivo. Lo scorrimento è omega diviso P meno omega R fratto omega diviso P, che si può scrivere anche come omega meno P omega R fratto omega. Se ci ricaviamo omega R da questa espressione, qua viene 1 meno S per omega diviso P, cioè l'espressione dell'omega R in funzione dello scorrimento. Guardate che scorrimento e omega R e velocità sono due variabili di fatto una uguale all'altra, definita una deve essere definita l'altra, no? Una volta che la pulsazione della macchina è stabilita. Quindi nel mio caso la coppia sarà 3R' per 1 meno S fratto S per I' al quadrato diviso omega R, al posto di omega R ci metto quell'espressione là, quindi viene P su omega 1 fratto 1 meno S, 1 meno S, 1 meno S lo mando via e quindi verrà fuori 3 P su omega R'
Questa è l'espressione della coppia ricavata dal circuito equivalente. Vogliamo confrontarla con l'espressione della coppia ricavata dal modello, che sarà scritta ancora da qualche parte. Eccola qua, è questa. Devo ricavarmi questo prodotto qui, ok? Allora, guardiamo questo circuito. Il primo R, lo vedete il circuito equivalente? Esprimiamoci il primo R in funzione di I con S, quindi il primo R è uguale a I con S, la corrente, questo è un parallelo, quindi sarà per l'impedenza dell'altro lato, quindi per J omega L con M, diviso la somma delle impedenze. Quindi R' diviso S più J omega L con M più L meno sigma M. Ok, no, quindi la corrente totale entrante per l'impedenza dell'altro ramo diviso. E quindi io devo fare adesso quel prodotto lì, I con S per il primo R complesso coniugato. Conviene esprimersi tutto I con S in funzione di primo R, quindi girare questa relazione. Con S sarà uguale ai primo R per L primo R diviso S più J omega L con M più L primo sigma R diviso J omega L con M. E quindi I con S per I primo R complesso coniugato è uguale, al posto di con S metto questo, quindi R' R diviso S più J omega L con M più L' sigma M diviso J omega Lm, viene fuori I' R per I' R complesso coniugato, che fa I' R al quadrato. Bene, allora a questo punto io la coppia da modello è uguale a dove l'abbiamo scritta? 3P, il riflesso è terribile, non si vede niente. L con M, parte immaginaria di questa quantità qui. R' R diviso S più J omega L con M più L' sigma R diviso J omega L M per il primo R al quadrato. Ci siete ancora? Allora moltiplico sopra e sotto per J, per iota, L con M lo posso semplificare, omega lo porto fuori, quindi viene fuori 3P su omega. Parte immaginaria di primo R al quadrato, mettiamo pure questo fuori, tanto è reale, viene parte immaginaria di J R' R diviso S meno, perché moltiplicando J sopra e sotto qua viene meno 1 e quindi meno diciamo lo devo portare, viene meno J per J fa più omega L con M più L' sigma R.
immaginaria, che viene la parte immaginaria? Viene meno 3π su omega r' su s, perché immaginare soltanto r' su s di quel numero complesso, per r al quadrato. C'è un meno di differenza, perché c'è un meno di differenza? Me ne sono accorto strada facendo. Su un punto non mi avete seguito, qua. La corrente qua, cioè, qua ci vuole il meno, però. Legge del partitore, diciamo, la corrente però, diciamo, è uguale alla corrente uscente che è meno di con S. Quindi se adesso applichiamo col meno, riportate tutto, cioè, è giusto che sia venuto col meno, insomma, meno con S. Qua ci viene un meno, qua ci viene un meno, e quindi qua viene. Quindi vedete, da modello e da circuito equivalente ritroviamo la stessa espressione del momento della coppia elettromagnetica. Allora, ci sono domande, penso che ci conviene fermarci qui, perché sennò diciamo diventa. Ci avviamo in un discorso che poi lasciamo appesa per tutti. Però usiamo questi minuti che ci sono rimasti per, se ci sono dubbi. Allora, abbiamo detto che la macchina gira, il rotore gira, quando dice la macchina gira è il rotore che gira, a una velocità che è diversa da quella del campo rotante statico. È vero? L'evidenza, diciamo, delle relazioni matematiche che abbiamo ricavato, ma anche fisiche, ci dice che è così. Quindi a questo punto è una grandezza che battezzo io, che definisco io. È la differenza di velocità fra il rotore e il campo rotante, quindi lo scorrimento per esempio è zero quando il rotore gira alla velocità del campo rotante, rapportata alla velocità del campo rotante. Quindi, ad esempio, dire che lo scorrimento è 0,01 significa dire che ogni 1000 giri del campo rotante il rotore ha uno 0,01 in per unit, perché è in per unit a questo punto, di differenza. Normalmente lo scorrimento spesso si esprime in percentuale, quindi lo scorrimento percentuale qua sarebbe 1%. Significa dire che se il campo va a 3000 giri, il rotore va a 2975, perché per 10 giri c'era 1997 giri, 1% di 3030, ho fatto tutto bene, 2975. Chiaro che cos'è lo scorrimento? Quindi è una descrizione alternativa, se volete, della variabile velocità rapportata alla velocità del campo rotante. Fatto bene a chiedermelo, quindi proprio per questo lo scorrimento in genere si esprime in percentuale. Quindi, per esempio, noi abbiamo fatto il calcolo del campo rotante, vi ricordate, a 50 Hz e con una coppia polare il campo rotante gira a 3000 giri al minuto, vi ricordate? In generale la velocità del campo rotante espressa in giri al minuto è 60 per F diviso P, se sto a 50 Hz. Se sto, diciamo, a 50 Hz, quindi sarà 3000 diviso P. Quindi la macchina a una coppia polare va a 3000 giri al minuto, a due coppie polari va a 1500 giri al minuto, a tre coppie polari va a 1000 giri al minuto, il campo rotante. Il rotore girerà a una velocità che è, sta scritta da qualche parte, eccola qua. E 1 meno S per omega diviso P, perché gira a una velocità diversa dal campo rotante statico. Anzi, fisicamente ci potremmo chiedere, perché abbiamo detto, per la legge di Lenz, queste forze elettromotrici fanno circolare delle correnti che si oppongono alla causa della generata, quindi cercano di portare il rotore, la coppia che nasce cerca di portare il rotore a ruotare a una velocità uguale a quella del campo rotante statico. Ci arriva la velocità del campo rotante statico? Allora, se la raggiungesse, ragioniamo fisicamente, le formule ce lo diranno, però fisicamente credo che si capisca bene, non ci sarebbero forze elettromotrici. No, se il rotore girasse alla stessa velocità del campo rotante, l'omino vedrebbe sempre lo stesso volume.
con la vino sul motore. Ci siete su questo? Quindi non ci sarebbe coppia. Ok? Non ci sarebbe corrente. Il problema però è che la macchina, questo va bene, se la macchina non avesse nessun tipo di resistenza, cioè se le resistenze della macchina fossero nulle. In realtà comunque la macchina deve assorbire un po' di corrente per compensare le perdite per attrito e ventilazione. Cioè, le perdite per attrito sono le perdite per attrito nei cuscinetti, per ventilazione sono dovute al movimento all'interno del fluido, che è l'aria normalmente, a meno che non ci sia un fluido di refrigerazione, del rotore, no? Quindi ci vuole un po' di coppia, ci vuole sempre per compensare l'attrito e la ventilazione, per vincere l'attrito e la ventilazione. Quindi la macchina si porterà a lavorare a una velocità poco discosta da quella del campo rotante, ma non uguale a quella del campo rotante, perché comunque deve sviluppare, anche se all'asse non ci mette nessuna coppia, comunque deve sviluppare la coppia necessaria per vincere le perdite per l'attrito e la ventilazione. Ok? Quindi a vuoto la macchina lavora con scorrimenti in genere molto bassi, in realtà lavora con scorrimenti bassi anche sotto carico, poi vedremo perché. Domani vi dovrebbe essere chiaro. Questo per dirvi che questo numero in genere è dell'ordine del percento, di pochi punti percentuali. Se è espresso in percentuale, non so se è vero.